consapevolezza di recitare sul palcoscenico più ampio del solito. Va in scena il maggiore spettacolo del calcio europeo per club. E loro, i giocatori, lo sanno. Sanno che sarà dura, che il margine d'errore è minimo. Ma è solo a questa partita che devono pensare ora, per mettere la concentrazione giusta per vincere. Un caloroso benvenuto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Vecchio torneo, nuova edizione, stessa altalena di emozioni. Allacciate bene le cinture, mancano solo pochi istanti al calcio d'inizio. La partita inaugurale del girone offre sempre diversi spunti, Fabio. È anche la prima occasione per mandare un messaggio alle altre squadre del gruppo. Una parte importante la giocherà il nervosismo iniziale, ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte incentivo per entrambe le formazioni. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Scelgo il grande Di Maria, un giocatore in grado di sfruttare lo calcio di punizione per l'Inter. Christian Eriksen! Primo tentativo dell'incontro. Balti, parata di Donnarumma. Lineca la gioia del gol, che parata! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Palla filtrante per Vidal. Draxler. Cerca il numero. Vidal, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Mostrano un buon controllo del gioco. L'Inter ha un'impostazione di gioco ben precisa, che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli. Ci prova! E c'è il gol dell'Inter! Prima rete per l'internazionale! Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. E la partita inizia alla grande, subito gol. Mbappé. Va in scivolata. Hakimi. Il Paris Saint-Germain sta cercando di non peggiorare le cose. Concedere un altro gol sarebbe un disastro. Palla filtrata, Lukaku! E c'è la rete! Un 1-2 veramente da KO. L'Inter ha fatto un ottimo scambio che ha mandato in tilt la difesa. Splendida l'intesa tra i giocatori. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. L'Inter può gestire un comodo vantaggio di due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Vidal.
Bastoni. Christian Eriksen. Gioca una palla lunga. Sulla fascia, in profondità. Alexis Sanchez. È riuscito a... Colpisce! Concentrati. Neymar. Christian Eriksen. Hakimi. Attento! Siamo attenti! C'è la palla lunga, in avanti. Si libera la grande. Può colpire. Hanno trovato il gol. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Intervento energico. Non impensierisce la difesa. Calcio di punizione per l'Inter. Parata di Donnarumma. È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Sensi. Arriva Alexis Sanchez. Pericolo. Neymar. Draxler. Pallone lungo in verticale. Alexis Sanchez. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla riconquistata immediatamente. Marquinhos. Neymar. Vidal. Ha la possibilità di andare verso la porta. Draxler se ne va. Prova il tiro. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Un contropiede micidiale. È stata veramente questione di secondi. Una ripartenza da manuale. Trasformare un'azione difensiva in una manovra d'attacco rapida e decisa è meno semplice di quel che sembra. E hanno completamente riaperto la gara. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Lukaku la toglie dalla porta. Non la perdere. Arriva Alexis Sanchez. Lukaku. Palla filtrata per Lukaku. Vai, vai, vai. Di Maria. Prova a verticalizzare. Ehi, marcalo! È stato un bel primo tempo. Il Paris Saint-Germain ha giocato la sua partita, anche se una gara in cui le rispettive difese non sembrano in grado di trovare contromisure. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Erano chiamati a... Fallo, nessun dubbio. Dagba. Di Maria. Dagba. Ha spazio per affondare. Può crossare. C'è il cross. Può concludere. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Continua la pressione. Sarà ancora calcio d'angolo. E cercherà di metterla in mezzo.
Neymar decide di battere corto. Neymar. Provati. Salva Handanovic. Decide di non rischiare. Neymar. Prendilo. Di Maria. Di Maria allarga il gioco sulle fasce. Decide di sfruttare la fascia. Mbappé! Tiro davvero molto angolato. De Vrij. Sensi. È davvero una bella serie di passaggi questa. Vidal, oggi autore di un assist. Arriva Alexis Sanchez. Vidal. Sensi. Christian Eriksen. Già trascorsa un'ora di gioco. Christian Eriksen. Vidal. Danilo Pereira. Di forza. Vidal sta faticando a imporre il proprio gioco, la propria qualità, almeno in questo match. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi. Di Maria. Di Maria! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però fa bene a provarci. Scodella in avanti. Christian Eriksen. Lungo passaggio in avanti. Prova a scavalcare avversari con una... Occhio al tiro! E c'è il gol dell'Inter! Rimettono la testa avanti, che partita! È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. E passano in vantaggio. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Da lì può segnare. Perisic aveva pescato magnificamente il compagno. Lukaku non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Christian Eriksen. Prova la giocata in verticale. Draxler! Una palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Christian Eriksen. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Trova il compagno in buona posizione. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Mbappé! Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. La butta via e fa respirare la difesa. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Rimessa con le mani. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Lukaku. Non c'era nessun compagno smarcato. Calcio di punizione per l'Inter.
e il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Ken! Si libera della palla ed evita complicazioni. Due sostituzioni in rapida successione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene. Occasione da rete! Interviene tempestivamente. Alexis Sanchez. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Questo è un risultato che davvero non ci voleva. Dovranno reagire subito per non compromettere il proprio cammino. E invece...